estendo con i documenti che abbiamo noi conservati, che noi praticamente diciamo custodiamo, questa è la nostra sede, una mostra, è una mostra che è esposta solitamente. Voi sapete tutti che gli enti pubblici, così come le persone, sono portate, come dire, non più tanto in carte. In particolare gli enti pubblici in generale. Noi come archivi di Stato custodiamo i documenti degli archivi di Stato, non degli enti pubblici. Gli enti pubblici locali c'è una vigilanza da parte delle autorità interesse. Sono documenti vecchi di almeno 40 anni e che sono naturalmente liberamente consultabili. Questi documenti, per prima di essere consultati, devono essere ordinati, inventariati e conservati messi a disposizione dell'utenza. Guardate, non è una cosa semplice, perché molte volte se si considera che arrivano in maniera disordinata, stupicciata, con la muffa e deteriorata, diventa un lavoro difficilissimo, anche perché bisogna ordinarli secondo l'ordinamento storico che c'era all'epoca. Quindi è un lavoro di sistemazione certosina, un lavoro importante che va fatto particolarmente da uno specialista. Questo specialista è l'archivista. Quindi l'archivista è colui il quale fa questo lavoro di sistemazione, di ordinazione, di inventariazione, e questo è che rappresentano praticamente la sistemazione di fatti di un'epoca, di avvenimenti che probabilmente sono stati dimenticati, però che una volta ordinati possono essere messi a disposizione per le ricerche dei vari utenti. Quindi l'archivista è quello il quale conserva questi documenti, che sono frammentati nella memoria e rappresentano praticamente la storia del nostro passato. Come dicevo, ogni anno noi come Archivio di Stato onoriamo questo appuntamento. Quest'anno l'iniziativa che noi presentiamo è i Cosentini, il loro Cosenza, storia di una città della sua passione e della sua passione calcistica. È un'esposizione di documenti, come diceva, che è esposta sopra, che riguarda documenti e fotografie che ripercorrono un periodo che va dal 1931 al 1970, che riguarda particolarmente la Cosenza calcistica. Con tutti i documenti. Anzi, quest'anno, per dire di più, celebriamo anche questo ritorno a una manifestazione all'aperto, al pubblico. Quindi è un piacere vedere tutta questa gente qui, perché purtroppo con gli anni della pandemia abbiamo dovuto soccombere e rinunciando anche a fare queste manifestazioni. Quindi quest'anno, grazie a questa iniziativa, grazie alla vostra presenza, possiamo, come dire, celebrare questo evento all'aperto. La mostra però che abbiamo preparato quest'anno è diversa un pochino dalle tutte le altre iniziative. Permettetemelo di dire, cioè di quella presentata nell'anno a Pietro, non solo perché ha un carattere culturale, scientifico, storico e sociale, qual è la nostra missione. Figuratevi che è stata classificata, ha avuto una grossa risonanza anche a livello nazionale, abbiamo avuto degli attestati di stima da parte del Ministero e di altre amministrazioni, nonché dal consorzio dell'innovazione e cultura, che è un centro di eccellenza che opera nel settore della ricerca scientifica e della cultura, che ha classificato questa manifestazione che facciamo noi questa sera, che riguarda appunto la storia del Cosenza Calcio, tra le migliori eventi che vengono celebrati quest'anno. Quindi una bella soddisfazione. Però, oltre a questo aspetto qua, ne presenta altre due importanti. In particolare, è questo aspetto sportivo e calcistico, che lega il cuore di tutti i cittadini di Cosenza, dei tifosi, alla amata squadra, al nostro Cosenza. L'altro, permettetelo, lo devo dire perché se non ci rimango male, è l'aspetto predominante della cultura sportiva delle organizzatrici di questa cosa. Questa manifestazione è stata organizzata esclusivamente da donne, tre archivisti, che poi dirò il nome, alle quali va il mio ringraziamento e riconoscimento più grande di aver curato l'allestimento di questo evento che questa sera abbiamo il piacere di inaugurare. Vedete, sono sempre più le donne che, come dire, si appassionano al calcio, no? Che lo praticano,
che diventano dirigenti, che diventano praticamente giornalisti, che diventano praticamente arbitri, come non ultimo, tutto bravi naturalmente, in alcuni casi ancora più bravi degli uomini. Tutti capaci e bravissimi in questo settore. Ebbene, questa sera, a mio avviso, abbiamo l'onore di inaugurare anche un'altra figura, che è quella dell'archivista calcista, che praticamente sono le persone che hanno organizzato questa mostra. Questo evento, tra l'altro, è stato possibile, diciamo così, essere organizzato, certamente non solo con il materiale che abbiamo noi. E grazie alle tre archiviste che sono appunto, la dottoressa Maria Spadavola, che è la vice direttrice dell'archivista, le dottoresse archiviste Carmela Porto e la dottoressa Francesca Umato, che è qui di giugno, che è veramente la vera ideatrice e artefice della mostra, e che proprio ti ascolteremo nella sua relazione. È stata principalmente lei che ha coordinato l'analisi archivistica e il registro dei documenti, rinvenuti per la maggior parte in dei fondi che c'erano stati depositati dalla prefettura, dal Regione Civile e dalla questura, che non erano nemmeno ordinati in delegati in questo caso, ha fatto un doppio lavoro, ha dovuto esaminare, ordinare e poi tirare fuori questi documenti che sono esposti nella mostra. Ebbene, tutto questo è stato però possibile realizzarlo grazie anche alla collaborazione di altri soggetti, che vedete alla mia destra, e che ci hanno accompagnato e collaborato in questo lavoro. Ci hanno fornito il materiale necessario, il materiale fotografico necessario a congiungere quello che è il periodo storico, i documenti, le testimonianze documentali con l'immagine fotografica. E questa sera sono qui, insieme a noi, in questo video la prima. Sono autorevole della collezione. E oltre ad essere brave e simpatiche persone, sono conosciuti dall'ambito del campo cittadino come le veri appassionati di un debitore di calcio, ma io dello sport, direi dello sport in generale, se non del sociale, soprattutto nel campo di politica del sociale, dove il nostro, come il nostro presidente dell'Associazione Terre di Piero, è già conosciuto. Ernesto Pescatore, Riccardo Tucci, Claudio Vianesalti, Sergio Corpo e Kevin Maruta, che tra poco ci raggiungerà, va il mio personale ringraziamento per il loro apporto fornito a questa manifestazione. Vi ringrazio chiaramente. Così pure non dimenticherò mai di ringraziare i miei colleghi di questo ufficio, che anche loro hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione. È ovvio che naturalmente non tutti sono possibili esporre, perché sono le pezzi singole, molte rimaste da esaminare, però sono pezzi significativi che danno l'idea del periodo in cui la storia di calcio, la sua amata presenza, è rimasta vissuta in questo periodo. Io tento di concludere, perché non voglio dare tempo ai vari relatori. Voglio fare solo un appunto. Ieri sera, nella mia presentazione, un onorevole panello diceva che l'Italia è il paese dove ci sono più benefici umani, è il primo paese, però è l'ultimo per la partecipazione a mostre, a convegni, a visitare musei. Bene, io veramente sto vedendo tutti quanti noi abbiamo la dimostrazione di questo. Siamo più all'avanguardia. Concludo dicendo che la mostra è allestita presso il Salone sopra, delle conferenze, è aperta al pubblico e visitabile gratuitamente, con l'ingresso da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 ed eccezionalmente anche il martedì, cioè il martedì giovedì dalle 13 alle 17. Ah, dalle 15, sì, no, perché tanto ormai non saremo anche disponibili pure. Quindi concludo ripetendo che non voglio dare altro tempo, perché non saprei più che cosa dire. Passo la parola alla vice direttrice, la posso mettere un po' su lui, se vi permette. Forza tutti. La parola alla dottoressa Maria Stavro. Grazie direttore, ringrazio tutti per essere qui. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Volevamo che la città partecipasse a questo evento e ci siamo riusciti.
dopo anni di buio totale, con queste nuove iniziative culturali, fatte di faticosa ricerca, anche nella scelta dei temi, non è facile cogliere il tema giusto per il consentire, diciamo, ad un evento del genere una partecipazione massiccia. Non è una cosa così scontata e semplice. E per questo che con le colleghe attiviste, in particolare con Francesca, che ha avuto l'idea del calcio, del presenza calcio, della storia del presenza calcio, ci siamo, come dire, chieste più volte e anche abbiamo dato delle risposte, perché non fare una mostra proprio su presenza calcio? Fa parte della nostra storia, della nostra identità, dell'identità del territorio, è una documentazione molto importante che avvicina la gente, avvicina soprattutto i giovani. Ed è per questo che siamo andati scrupolosamente ad analizzare, in particolare il fondo della questura e del genio civile, proprio per tirare fuori al meglio la documentazione più significativa della storia del presente ragazzo. E in questa scelta che abbiamo, ringrazio ovviamente Riccardo Tucci e Ernesto Pescatore per il loro contributo a questa mostra, perché hanno integrato in maniera esaustiva, essenziale, la nostra documentazione con la documentazione fotografica, con il loro archivio storico. E questa è stata una cosa molto importante. Abbiamo potuto legare i nostri documenti in maniera significativa e di alto contenuto scientifico alle loro fotografie. E questa è stata per noi una grande, grande vittoria, siamo stati una grande squadra, ci definiamo così proprio perché vi sentiamo molto vicino a noi, vi ringrazio tantissimo per il lavoro svolto insieme a noi. Io non rubo tempo a Francesca Donato, che vi dirà, illustrerà nel dettaglio la mostra documentale che è esposta sopra. Abbiamo fatto un lavoro di 3 mesi su questa documentazione. Le lascio la parola, la ringrazio per avermi illuminato sul tema della storia del presente calcio. Abbiamo lavorato attivamente, con fatica insieme, e le passo la parola. Sì, nel frattempo vedo che è arrivato Kevin Marulla, che prego di accomodarsi qui al tavolo. Sì.
concesso questo campo anche a questo potenza sportivo. E il campo mi veniva ridato ogni volta che veniva praticamente con una partita, che si andava per una partita, mi veniva ridato in realtà in condizioni che non erano proprio adatte comunque all'allenamento delle partite. E grazie a scrivere questo telegramma, lui da ministro della guerra al ministero dell'interno, e lo scrive perché a sua volta aveva ricevuto un altro telegramma dal presidente dei liberi giocatori defensivi, che lui attribuisce a sua volta a Massimo Genesio Cavalcanti, che era il presidente della federazione gioco calcio, ovviamente il direttivo regionale, che doveva concedere a sua volta la gestazione del campo, perché il 13 aprile del 1931, in occasione della partita Cosenza Catanzaro, non era stata concessa la gestazione del campo. E quindi è il ministro della guerra che chiede l'autorizzazione alla concessione per andare a costruire un campo di calcio civile a Cosenza, perché questo campo di calcio questo campo sportivo militare non è più possibile che venga concesso a questo potenza sportivo, perché abbiamo capito insomma che i cosentini le unità non li porta di frutto, e quindi è lui stesso che si occupa di chiedere l'autorizzazione al ministro dell'interno per costruire un campo civile. E quindi è un documento storico molto importante che è di sopra e che è di particolare interesse storico. Il secondo, nella seconda tecnica vedrete invece un documento che è legato invece a una serie documentaria che è legata invece al racconto dei redditi del 1933, perché il Cosenza Sport Club inizia ad avere una serie di debiti, e in particolare io vorrei sottolineare il documento di Gino Mancini, che era un esponente del Partito Nazionale Fascista, che chiede al prefetto di Cosenza di concedere un finanziamento da parte della provincia al Cosenza Sport Club, perché da circa due anni, perché comunque stiamo parlando del campionato al girone unico nazionale di Serie C, il Cosenza sta giocando comunque questo campionato con dei risultati che lui considera comunque di rilievo, e considera di rilievo anche il campionato che comunque è di seconda divisione, e ritiene che questi finanziamenti debbano essere concessi. E in questo stesso documento c'è la risposta del prefetto, che voi vedrete a margine nella nota a penna, e lo stesso prefetto risponde a Gino Mancini dicendo che effettivamente il Cosenza sta giocando bene questo campionato, e che considera anche lui il campionato di seconda divisione rilevante, perché effettivamente dà la possibilità di ricevere queste nuove leve per il futuro della stagione calcistica, e che quindi il finanziamento deve essere concesso. E in questa serie documentaria comunque si comprende il perché di questi debiti. Il Cosenza già negli anni 30 sta iniziando ad accumulare debiti per il fatto che comunque, giocando a livello nazionale, non giocava con dei giocatori che erano di Cosenza, ma pagava il vitto e l'alloggio a giocatori che venivano anche dalle altre regioni, tra cui Vittorio Staccione, di cui vi parlerà Claudio, penso. Sì. Perché comunque erano dei giocatori che, provenendo da altre regioni, gli veniva pagato il vitto e l'alloggio. E infatti poi vedrete dei documenti dettagliati in cui vedrete proprio i debiti che accumulava il club per il vitto e l'alloggio che pagava a questi giocatori che erano di rilievo nazionale. E infatti il comune propone una soluzione al club, gli propone di prendere dei giocatori che provengono soltanto da Cosenza, ai quali non deve pagare quindi il vitto e l'alloggio. E questa è la documentazione che è relativa agli anni 30, che è conservata nel fondo della prefettura. Andando avanti, la documentazione più rilevante, come ha anticipato la dottoressa Spadafora, è quella legata al fondo della questura.
che a noi è rimasta perché la questura ha ovviamente il compito di fare la vigilanza sugli eventi sportivi. E di questa documentazione noi abbiamo estratto quella legata quindi alle autorizzazioni che venivano richieste per gli eventi sportivi, e ci sono rimasti i manifesti delle partite e magari degli articoli di giornale legati a degli eventi più rilevanti, tra cui per esempio un Cosenza Regina, in cui c'era stata appunto questa nota di cronaca con un tifoso che aveva lanciato una lampadina all'arbitro durante la partita, oppure comunque attraverso la documentazione si conoscono quelli che sono i grandi presidenti degli anni 50 o più senza calcio, come Biagio Lecce, e poi Riccardo Tucci del Mesto Pescatore, anche integrato con il loro archivio fotografico, per conoscerli anche attraverso le foto, che sono comunque anche dei distanti storici, cioè proprio per la storia economica, in questo caso Biagio Lecce, oppure Luigi Bullo, il Fausto, che noi conosciamo attraverso comunque un'assemblea che si svolse nel 1952, che riferì l'assemblea in alto del video economico del Presenza Calcio, e che è il più importante personaggio storico con la presenza proprio nel foro presentino, oppure Giuseppe Calci, di cui ci si è fornito questa foto bellissima con Ceravolo nello stadio di Catanzaro, giusto? Ah, proprio nello stadio di San Vito. E quindi questa documentazione preziosissima continua poi con il progetto di Tavolaro. E con il progetto di Tavolaro si conclude la mostra, perché si conclude con questa relazione del 7 ottobre del 1958, quando lui consegna la relazione. Questa relazione che si ricollega, potremmo dire, al telegramma di Cazzera, perché Tavolaro scrive che il popolo di Cosenza aveva sempre praticato l'attività sportiva, nonostante la mancanza di un impianto sportivo adeguato, aveva sempre comunque cercato di sopperire proprio per la sua vivacità a questa vedere questo diciamo, progetto che noi abbiamo deciso di mettere al centro per ricollegarsi a quello che è l'inizio della nostra. E quindi per concludere, io ritengo che questo potrebbe essere diciamo, l'inizio di un percorso che si potrebbe fare per ritornare quindi alla passione più che altro per la ricerca documentaria, perché la domenica di casa è proprio questo. La volontà di aprirsi ai luoghi di cultura e di tornare ad abitarli, e se il calcio può essere con la passione che diciamo, rappresenta per tutti noi, se poi volesse tornare a fare ricerca e a completare la ricerca che noi abbiamo iniziato, sarebbe un grande regalo, perché un luogo del genere rappresenta la storia del singolo, ma la storia di tutti. Grazie. Bravissima la dottoressa Donato, veramente eccezionale. Tra l'altro questa è la prima volta, diciamo, che l'inaugurazione da parte sua della prima relazione ufficiale nell'ambito dell'archivio di Stato, quindi la prima volta. Che molto lo posso dire. Oggi è una giornata particolare, anche il suo compleanno. Brava. Adesso passo la parola al ministro Pescatore per l'intervento che poi dobbiamo fare. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare innanzitutto il direttore del Consiglio di Stato, anche il statista, la dottoressa Stanfoda, il ministro Donato in particolare, perché ci hanno contattato per questo momento di calcio, e volentieri abbiamo accettato con Riccardo
l'invito perché abbiamo visto queste due persone molto entusiaste, che ci hanno coinvolto in realtà sul tutto, quindi non potevamo dire di no. Quindi abbiamo aperto anche il nostro archivio, che in tanti ci conoscono, sanno che sono ormai tantissimi anni che andiamo in giro per l'Italia a cercare notizie e foto su cose senza calcio. E devo dire che abbiamo trovato un bel po' di materiale, siamo stati in giro, siamo stati alla Gazzetta di Messina, siamo stati alla Emeroteca Tucci di Napoli, siamo stati a Bari alla Gazzetta del Mezzogiorno, in particolare siamo stati tanto tempo alla Biblioteca Civica di Cosenza, abbiamo trovato un patrimonio enorme di notizie che abbiamo rinnovato, sfruttato, insomma, per il nostro archivio. Parentesi, mi piace vedere la Biblioteca Civica in buone condizioni, speriamo che qualcuno al più presto faccia qualcosa, perché non merita la situazione che ha attualmente. Una parentesi. Niente, quindi così ci ritroviamo qua, siamo grati noi per l'ospitalità, tutto qua. Passo la parola al collega Riccardo Tucci. Buonasera a tutti, benvenuti, veramente una cosa importante, un scenario stupendo per quello del Chiesto di San Francesco. E mi associo ovviamente ai ringraziamenti di Ernesto per tutto lo spazio dell'attivista per aver accettato questa possibilità, alla quale abbiamo aderito immediatamente con entusiasmo, perché intanto perché si parla di senza calcio, poi perché si tratta di un'iniziativa all'interno di un progetto molto importante che è quello della comunità di carta, e quindi è giusto essere presenti. Come diceva Ernesto, il nostro contributo è stato più che altro quello di mettere a disposizione il nostro archivio fotografico, e in questo io devo ringraziare le tante persone che ci hanno aiutato, che in questi anni ci hanno anche fornito il materiale, mettendoci a disposizione, anche regalandocelo. E penso a Silvio Marino, che sta qua da qualche parte, ci ha dato a disposizione tutto il suo archivio, il suo nonno, un Ciccio del Morgine, altre persone che ci hanno messo a disposizione tutto quanto. Noi abbiamo, sulla base delle indicazioni che ci hanno fornito loro, abbiamo estrapolato dal nostro archivio quello che poteva essere utile, che poteva essere associabile alla parte documentaria che hanno l'archivio di Stato. È un buon investimento, soprattutto dal punto di vista culturale, dal punto di vista della trasmissione delle conoscenze, perché tenere queste cose a casa, in un cassetto, e guardartele da solo sicuramente è bello, però non ha, lascia il tempo che trova. Metterla a disposizione della comunità penso che sia la cosa più bella che si possa fare, in modo che la gente possa vedere cosa è stato il Cosenza, cos'è adesso, e soprattutto dare visibilità e dare un'immagine a cose che probabilmente sono solo nell'immaginario delle persone, soprattutto di quelle più giovani che sentono parlare di tante cose, ma che in realtà non hanno mai visto realmente chi poteva essere Biagio Lecce, per esempio, o chi poteva essere Don Peppino Carci. Quindi è dare un volto a tante storie che hanno fatto parte di questa città, di questa squadra, di questa società. Io vorrei anche spendere due parole per quelli che non ci sono più, che sono in tanti, che avrebbero sicuramente partecipato con entusiasmo a questa mostra. Uno su tutti, mi permetto di citarne uno solo, che è l'avvocato Ernesto Corigliano, che purtroppo ci ha lasciato da qualche anno, la cui memoria storica era veramente, in questo caso, sarebbe stata indispensabile. Anche lui c'è tanto questo nome per la sua esperienza, per la sua storia, per trovare materiale per questa messa. Sono felice che questo vederla, spero che piaccia a tutti, e poi aspettiamo il vostro commento. Grazie Riccardo Tucci, ora siamo anche del mondo. Intanto buon pomeriggio, grazie mille per questo invito,
oggi sono molto felice che sento. Sono felice perché ho sempre paragonato la storia della presenza a un grande albero dove magari possiamo vedere gente, pensatori, lo staff di oggi come i rami attuali, per i segnali come altri piccoli rami. Però siamo qui, se in questi anni questa calcio ha fatto quello che ha fatto, lo deve secondo me a quelle che sono le radici di questo grande albero. Secondo me questa mostra, questa iniziativa ci permette di conoscere a fondo quelle che sono le radici, che sono poi quelle che ci legano e ci fanno commuovere a volte, gioire, ma quello che è sicuro è che ci fanno ricordare dove arriviamo. Sono contento di vedere anche i bambini. Faccio una provocazione, vi dico sempre, secondo me durante la settimana scolastica a Cosenza bisognerebbe inserire qualche ora di storia rosso blu durante le ore di storia, magari si arrabbierà qualche professoressa, però secondo me il calcio in ogni città rappresenta non solo il calcio, non solo sport, ma rappresenta anche la storia della città stessa. E quindi attraverso il calcio molti si possono conoscere delle dinamiche della città stessa, che magari attraverso altri ambiti non si riescono a cogliere. Quindi sarebbe davvero bello poterlo fare, però è importante che si cominci a conoscere queste radici, perché avere le radici salde, forti e sempre per il meglio ci può fare meglio per il futuro. Io sono sempre di questo pensiero, tutte le cose della vita, avere pensato le radici ci porta meglio nel futuro, quindi vi ringrazio perché ne approfitterò anch'io, perché sento un umile ramoscello di questo grande albero, ne approfitterò anch'io per cogliere ancora di più questa storia. In tante notti mi sono provato a studiare, ho ascoltato la veloce delle persone qua presenti, tante testimonianze, però secondo me aver raccolto tutto può dare finalmente la dimensione di quella che è la nostra storia e di conseguenza di quello che può essere il nostro futuro. Grazie veramente a nome della società, a nome di tutti quanti per questa iniziativa e sono curiosissimo anch'io tra poco di cominciare a vedere la testimonianza, mi emozionerò fortemente. Grazie. Grazie a Maruia. Tutti quanti noi sappiamo che come siamo affezionati di Maruia, personalmente lo considero come giocatore, come persona e anche come allenatore di mio figlio, perché è un altro che c'è da poco, quindi è meno più durente. Ma Maruia rappresenta per me, se ognuno potesse anagogicamente inserire nel proprio stato di famiglia lo farebbe più durente, perché è un simbolo, grazie per la partecipazione. Professore Inosaldi, allora parola. Grazie, direttore, buonasera a tutti e tutti. Il compito di parlare tanto per evitare che voi scherziate dalla letta, quindi essere tutti per lo studio. Un ringraziamento emotivo a Maria, che manderà Francesca, al direttore, perché con ciò che mi interessa prima ci ha la possibilità di attraversare questi luoghi, questo tipo di spiegare un po' questo tipo di cose di cui io mi chiedo, già raccolto il tuo appello, nel senso che la lunga di lui non deve raccontare l'esperienza docente di questo momento che sono molto importante, però quando racconto che sono in questa città abbiamo dato una varia fortuna nostra città nel corso del tempo ha poi ospitato e ricordato la cittadinanza personaggi altrettanto importanti in questo caso che dobbiamo rendere bene. Sapete chi sono? Qualcuno di sì, loro che ma soprattutto la famiglia. Un comune acqua di altri personaggi che sono presenti da scrivere. Altrettanto importante la storia nostra città, si chiama Tucci Valente. Ma soprattutto Tucci Valente, come può essere questi uomini, sono orgogliosi di metterli sullo stesso piano perché hanno portato lo stesso valore perché la domanda sia così importante. Perché il calcio l'avrete detto che non so potete benissimo, c'è parte di voi che vediamo noi, è un rituale laico, per cui la possibilità di ricostruire la storia accomuna la mentalità di qualsiasi tifoso, di qualsiasi calcio, noi siamo portati ad associare gli eventi belli, fausti, la nascita di un figlio, di un nipote, della nostra esistenza a quel campionato di calcio, a quella posizione, appunto a quello sconfitto, no? Per questo siamo molto grati a voi perché ci date
delle porte, degli strumenti per cercare di adattarci. Poi c'è la giornata di ieri, perché era passato remoto, non è passato presso. Se pensiamo alla giornata di ieri, adesso ci si accorcia anche il periodo, in vicino a questo periodo. Preferiamo oggi guardare al passato remoto. È un passato molto importante, perché tutti che questo esercitore, questo interesse, queste ricercatrici che stanno qui a lavorare, che vengono fuori da questo luogo, che carico di storia, è un po' difficile per trovare il mondo giusto che è tutto la via. Interessante, tutti invece pensano che questo lavoro sulla stampa clandestina, che quanto sono stati censurati e depressi, alcuni compensatori, alcuni stati, che sono stati citati come altrove, oppure il lavoro eccessivo che si può guardare in quanto senso, sulla ricostruzione della città. È importante tutto questo, ma non è un interesse di quello che io parlo con la scuola, con la scuola, con la scuola, con la scuola, con la non riesco proprio a trasmettere, con i professori giusti, per essere fortunati, per questa fortuna, non so per cui l'abbiamo avuta, però questi fatti, queste carte, ci danno un'illuminazione diversa sul presente, e questo è fondamentale, quando vediamo la città più guardata capiamo e la presenza di questi due, la facciamo questa prima di voti, quando abbiamo le persone che sono state represse per le regole, per le regole di questa civiltà, per le regole della scienza, questo è lo stesso modo quando abbiamo un chiaro intenzione, insomma, di formare sulle carte, sulle foto, sulle condizioni, sulle ci sono degli studi molto interessanti, faccio di esempio, per esempio le carte della costruzione, appunto le differenze con la città di Cosenza, il Mordone, ancora che siamo a San Vito, ripropongono un modello di conflitto di stadi differente da quello che ha vissuto la mia generazione, quella dell'Italia. All'epoca accadeva ancora quello che è accaduto purtroppo la settimana fa in Indonesia, cioè che per una decisione arbitrale, per un risultato calcistico, si scatenasse la follia collettiva e questo portasse poi anche a delle tragedie. Beh, da noi per fortuna negli anni 60 questo non avveniva, però quelle carte ci raccontano di quanto Cosenza fosse una città difficile da espugnare, una trasferta, come si dice oggi, che non era una passeggiata, perché nel cuore della città avere questo stadio, una città che al tempo del Morrone si apprestava ad uscire dall'incubo della guerra e ad entrare nel boom economico. Una città che invece poi quando sorge il San Vito il boom economico se l'è messo già alle spalle, è tornata l'emigrazione. Quindi anche questi sono aspetti sociali che ci raccontano Cosenza, non solo il calcio a Cosenza, non solo le dinamiche interne alle società sportive che c'erano. E così ancora potremmo continuare. La rivalità con Catanzaro, sapete, noi facciamo risalire l'inizio dell'epopea dello scontro con i cuginastri ad un concerto dei Sound dell'82, dove ci furono delle risse tra cosentini e catanzaresi, e poi questa cosa degenerò perché poi quando andammo lì l'anno dopo trovavamo una bella sorpresa, c'è una città che ci prendeva a sassate, e da lì insomma poi sapete come sono andate le cose, no? Invece ci sono delle carte della questura che dimostrano che già negli anni 60 noi si potevamo vedere calcisticamente parlando. 51, vai di giù. E questo è un elemento interessantissimo sotto gli storici degli ultra, e non solo per capire non chi abbia iniziato per primo, ma per capire come nascono poi spesso queste rivalità, che poi in realtà fu sopita negli anni 70 e primi anni 80, quando il Catanzaro giocò in A, perché per molti cosentini quella era la Calabria. Insomma, io ricordo mia mamma che fa per il Catanzaro, dico senza vergogna, insomma, perché era una squadra dei calabresi in Serie A. Ecco. Poi la rivalità è tornata quando sono arrivati gli ultra. E così potremmo continuare, ci hanno trovato delle cose interessantissime. Gino a un certo punto mi ha detto che in un fascicolo degli anni 30 è uscito fuori un post di Canaletta contro Guarascio, e su questo gli esperti litigano, perché in realtà che Canaletta fosse già nato e operativo con Gettucco, guardate che quanti anni ha, ma il post come imbarazza anche gli anni ancora c'era il post. E così a lungo questo ha fatto una difficoltà di realizzare il piano sportivo. Intanto parla di una difficoltà più alta di avere un piano sportivo in questa città, che riguarda non solo il Cosenza Calcio, ma tutte le società sportive, così che sono pubblicate in città, hanno difficoltà per avere una casa, per andare, cioè, che ci possiamo fare dietro in questa città di 50 anni. Il debito,
la presenza pace richiede sempre aiuto alle istituzioni, aiuto alla persona. Siamo sempre stati in diretta, sempre cristo, ma non solo è presentato senza pace, ma è il caso che la scienza è un sistema economico che si basa sul tempo, insomma, sono tutti elementi interessanti. Io insomma, consiglio la lettura, sicuramente ribadisco quanto dato da quello che avete ascolto, e lancio una piccola provocazione di proposta. Guardate, impressione sono 40 e 45 anni dalla nascita di tutta la presenza, che è stato partito dal 78, e poi ci sono tanti che avevano la presenza di iniziare. Noi siamo una cosa che ha scritto di più in questi 40 anni, e una volta bene si investiva, questo sono gli unici che si trovano in un libro sulla propria storia, tutti gli altri hanno già fatto, ma il libro per cui che sono storia della professione iniziale non abbiamo mai scritto, perché poi ci sono loro che sono legati al malacco di presenza, alla presenza calce, ma anche la storia nostra non ce l'abbiamo scritta, rispetto ai tanti tanti libri, abbiamo la storia del conto. Sarebbe affascinante che una vita per adesso scegliere questo luogo che molte istituzioni si vogliono come tutto il padre di lavoro di legge. Comincerà a raccogliere questo materiale, dritta che sta prendendo il fatto che questo è sciarpe, perché sono le sue sia chiave, sono le mie che mi vede, non sono più chiuso da qui, non lo protetto, perché io non voglio molto geloso, molto territoriale, invece ho fatto il mio parte, guarda, io, prima di uscire di casa, perché non c'era delle carte, no? Cercavo il manifestino di interventi a capanzare nel 1977, la nostra forza non arrivava, poi l'ho trovato e è venuto fuori questo, ma per puro caso, questo è una cosa che aveva spesso di un ragazzino, ma questo è un segnale fatto di esempio di sociologia, di pianto, di sociologia più importante, di persone regionali. E aveva un altro che marchigiano, che è venuto a Cosenza, si è innamorato della città, di cosa si è innamorato di Cosenza, ma era tutto. Ha scritto anche un libro che non è stato pubblicato, il pagatore di un'altra pubblica, che racconta la storia di presenza per anche tanto morta. Io non l'ho scritto originale, questo libro qui, magari per lasciarlo, perché poi tra 40 anni non vorrei dire che faccio delle persone, perché io parlo di noi, ci sono anche pubblicato qualcun altro che racconta la storia nostra, e questo va dalle volte invece il testamento di un'altra presenza, che sono stati in 1978, questa roba mia, che si è bruciata, questa è la storia di questa canzone, della Sarazzone, di Dio Mondo, di Alberto, di quella canzone di Roma, di Padre Cotterello. Partendo c'è una narrazione che io so che questi piccoli sono interessatissimi. Per questo abbiamo due modi per pubblicare la storia. Non ci sono due che distinti, quella immanente, la passiva, perché la storia blocca il presente. Quando la storia si utilizza, quello è giusto, le dittature, fare un'idea funzionale di questo modo. L'altro modo è quello che cancella, anche quello che non ci creerà, ma sono due modi opposti e contrari in realtà quel per fare atto di legge nostra. Non basta che si capita. Se la vuoi soffocare, la vuoi saltare, poi viene fuori qua sotto il letto, sotto il nostro stesso, sotto i nostri locali, perché se non stai, non stai prima di quello che ci vuole fare. Io penso che noi dobbiamo fare lo sforzo di scrivere da tutti insieme questa cosa che vuole fare nostra. Magari sollecitando l'interesse di tutti i giovani, quindi può anche più di tutto abbiamo la paralizzazione della costruzione della storia. Grazie. Grazie professor De Montaldi. Noi accogliamo volentieri con piacere la proposta. Veramente, affascinante. Ci impegniamo sin da adesso. D'altra parte il nostro lavoro è diverso di più. Io ce l'ho un aneddoto che ripeto sempre quando siamo in una situazione, un aneddoto che dice: non rendere in teoria un utilista potrebbe cancellarti dalla storia. In effetti, quindi, quando ci invitano, come dire, a costruire documenti che poi sono testimonianze, memorie, di fatti, probabilmente dimenticati, che con questa occasione quando abbiamo la possibilità di portare, di portare la memoria, siamo abbinati. Adesso passo la parola Grazie, 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 gr
credo sia l'unico argomento a potenza che possa riuscire a partire da 5 anni per lavorare per perché ho tante anni. Quindi già questo da fare dalla scuola di cosa è stato e di cosa è stato fare è stata solo una scelta sta proprio una cosa assurda perché possiamo rivivere diciamo io posso parlare da quanto abbiamo cercato la parte del trasporto per iniziare a portare l'invito è come un cato che è rimasto qui a Cosenza e c'è sempre stato questo punto più particolare per la squadra della città io non voglio dire che questa sia una città speciale da questo punto di vista però non voglio ripensare come c'è qua ma sicuramente una città singolare perché mi viene in mente cantando in qualsiasi parte italiana sui temi di questa città che per parlare su non piace la benzina andando a stare un po' su questi parti di te è una precisione che c'è stata questo parlamento di sociale una curva dove poter essere dove poter vivere e stare e poi proliferare per vedere come essere piacere soltanto a Cosenza quindi sociale a Cosenza è stato sociale rispetto alla Cosenza calcio è stato una cosa fondamentale a volte poi a volte addirittura ha superato come importanza quindi questo se adesso esiste la cosa che vedo esiste perché c'è stata da questo humus che ci ha formato questa è Cosenza con tutte le contenute tutte le cose che ci sono state però questo humus rivale è vero e fattivo che ha trasversato la grande storia della sua calcio perché mi porto anche lui ha compreso Guanaccio quindi tutto è stato anche lui solidale questo alcune categorie di della città e quindi anche questo piaceva rimarcare questo connubio potenza calcio potenza città che è fortissimo e si vede soprattutto probabilmente o nel momento di grande bisogno ma nel momento di grande esaltazione forse più che nel momento di grande bisogno non riusciamo ad unirci ad essere comandati questa realtà forse più importante e forse che dovrebbe anche tra l'Italia per l'aspetto calcistico e cercare di essere comunità sempre perché siamo una bella comunità io per esempio che ho considerato tante parti del mondo una città con una città che tante città ovviamente costruita così solidale così forte socialmente chiaramente veramente l'ho visto su questo momento adesso che non conosco grazie signor Rocco io a questo punto avremmo finito ringrazio veramente i partecipanti voi tutti questo non sono riuscito a vedere quella che è bene anche la partecipazione di un altro come dire amico della Cosenza Calcio Mr. Gariati che è presente qui con noi che è un'altra bandiera della storia del calcio così come tanti altri vediamo che è presente quindi loro hanno fatto la storia calcistica e noi cerchiamo di mantenere lì non presente come non presente che non più adesso è un bel di una partita fino al momento di vedere ciò che abbiamo fatto. Grazie di nuovo, alla prossima. Prova, sa. Tutti di Roma, no, comune.
Erano 90. Vedi che andiamo in diretta. Posso fare una foto con E allora buon pomeriggio, non so se ci sentite, siamo in diretta qui su Lupi si nasce dal chiostro dell'archivio di Stato di Cosenza, nonché chiostro della chiesa di San Francesco di Paola, per l'inaugurazione della mostra I Cosentini e il loro Cosenza, storia di una città e della sua passione calcistica. Siamo qui con due pilastri, possiamo dire, di questa mostra fotografica e non solo, Riccardo Tucci ed Ernesto Pescatore. Benvenuti, ben trovati, come state? Grazie, bene, contentissimi di questa iniziativa, soprattutto in questo scenario bellissimo che è il chiostro di San Francesco di Paola e soprattutto per questa istituzione che è l'Archivio di Stato, che ci ha dato la possibilità di aprire i nostri archivi e metterli a disposizione della città. Non posso che rimarcare quello che ha detto Riccardo, siamo felici di essere qua perché volentieri abbiamo accettato la richiesta dell'Archivio di Stato di una collaborazione fotografica e abbiamo dato una piccolissima parte del nostro materiale ben volentieri per questa mostra che spero piaccia a tutti i cosentini e ai tifosi del Cosenza. Assolutamente, il vostro archivio fotografico è un archivio invidiabile e volevo appunto chiedervi come è nata questa collaborazione per questa mostra. Guarda, ci hanno contattato la vice direttrice, la dottoressa Spadafora, con Francesca, ci hanno contattato tramite Claudio che gli ha dato i nostri nomi e quando ci hanno chiamato siamo rimasti un po' sorpresi, cioè addirittura l'Archivio di Stato cosa vuole da noi, e quando abbiamo avuto questo primo incontro siamo stati felicissimi di partecipare, anche perché l'iniziativa ci è sembrata un'iniziativa molto molto importante e molto valida. Sì, quando siamo arrivati abbiamo trovato queste due persone eccezionali, entusiaste di questo progetto che avevano in mente di elaborare e di realizzare. E quindi, come ha detto Riccardo, noi non sapevamo che cosa aveva bisogno l'archivio. Poi ci ha chiesto delle foto che potevano integrare anche questi documenti che vanno dal 30 al 55 più o meno, e ben volentieri, ripeto, li abbiamo forniti perché, ripeto, ci ha contagiato il loro entusiasmo. Quanto siete felici di vedere le vostre foto qui esposte? Tantissimo, non ci sono parole, è veramente quello che dicevo prima quando ho fatto il mio intervento. Sì, ok, abbiamo tutto questo materiale nei nostri cassetti, ma metterli a disposizione è una cosa stupenda. È così, cioè, un conto è che rimangono nei nostri uffici tutto questo materiale, un conto è che ogni tanto viene esposto e messo alla luce, e, insomma, per far vedere la storia del Cosenza a tutti quanti, insomma, per mostrarla, per far capire tante cose, quello che eravamo, e tutto qua. Assolutamente, appunto. Per far conoscere la storia del Cosenza mediante queste foto, sarebbero, ecco, necessarie più occasioni come queste, a vostro parere? Ma sì, sicuramente. Intanto questo è importante partire. Poi vediamo quello che, se magari avrà un successo, è capace che poi in futuro possiamo fare qualche altra iniziativa. Sicuramente sì, a noi fa piacere. Se c'è qualche altra ente che ci vuole contattare, noi siamo ben felici di aprire nuovamente il nostro archivio. Grazie di cuore, grazie per aver condiviso, ecco, queste bellissime foto che possiamo apprezzare in mostra qui fino al 21 di novembre. Giusto? Grazie a voi della disponibilità. E un forza lupi a questo punto è necessario. Sempre. E allora abbiamo qui con noi anche Kevin Marulla, team manager del Cosenza Calcio. Buonasera Kevin, come stai? Oggi sto bene, dai, a prescindere dagli eventi sportivi, oggi si sta bene perché si viene qua e si respira la storia,
È una bellissima iniziativa, sono felicissimo di essere qua. Porto anche i saluti del presidente Guarascio. Oggi siamo qua a respirare quelle che sono le radici di questo grande albero della storia del Cosenza Calcio. Tutti i rami di oggi, i rami futuri non potrebbero esistere, non esisteranno senza conoscere a fondo quelle che sono le radici che ci permettono di essere oggi qua e di programmare un futuro. Quindi davvero complimenti a chi ha ideato tutto ciò. La presenza anche dei bambini testimonia anche la loro voglia di conoscere queste radici e questa storia, e penso e sono convinto che questa mostra sarà un grandissimo successo e tutta la città può attraverso questo conoscere la nostra storia, che si intreccia con tante dinamiche e ci permette di conoscere anche di più Cosenza stessa, oltre che l'aspetto calcistico. Ecco, a proposito di giovani, Gigi Marulla sarà sempre nel cuore dei tifosi. Appunto, questa è un'occasione per far conoscere ai giovani quello che era il calcio prima della loro nascita. Prima, tra l'altro, nel tuo intervento hai detto che bisogna ecco, firmare per iniziare nelle scuole un po' di lezioni rosso-blu. È stata una provocazione la mia, però molto molto sentita, e c'è un perché. Il calcio è cambiato e cambia ogni anno, però come per l'aspetto tecnico dico sempre, non si può paragonare il calcio di prima con il calcio di oggi, anche dal punto di vista storico non si devono mai fare paragoni, semmai dobbiamo sempre trovare quei thread union che ci possono consentire di seguire sempre la scia, sempre quella storia, e di non dividere ma di unire. Quindi chiunque ha fatto parte della storia, magari mio padre sicuramente ha fatto parte come di questa storia e ha anche contribuito in maniera importante, però io penso che qui si ci arriva grazie al lavoro di tutti, di qualsiasi singola unità che da quando è nata ad oggi ha partecipato a questa storia, ha contribuito con un piccolo pezzettino a quello che siamo oggi. Quindi la storia non deve essere vista come quello che è accaduto e basta, ma come quello che ci può permettere di far accadere ancora altro. Permettimi anche una domanda a livello emozionale. Riesci a rivivere anche tu attraverso questi documenti, questi reperti, le gesta del mitico Gigi, di tuo padre? Io sono convinto che ci saranno parecchie foto che non ho mai visto, anche perché i cari amici Riccardo ed Ernesto sono molto, molto gelosi di questo materiale, quindi secondo me soltanto oggi riuscirò a vedere tantissime foto che hanno gelosamente e per fortuna custodito, perché meglio di loro, per l'affetto che li legava a papà e per il cuore rosso-blu, non avrebbe potuto costruire nessuno. Quindi sono contento di poter finalmente prendere visione di tanti, tanti scatti inediti. Perfetto Kevin, grazie di cuore per averci concesso questa intervista e a presto, un bel Forza Lupi finale ci vuole. Sempre, Forza Lupi sempre, specie nei momenti negativi, quindi ancora di più oggi Forza Lupi. Assolutamente, grazie ancora e a presto. E allora noi siamo quasi in conclusione di questa diretta, vi ricordo nuovamente che la mostra I Cosentini e il loro Cosenza, storia di una città e della sua passione calcistica, è aperta da oggi 9 ottobre 2022 e lo sarà, come dicevo poc'anzi, fino al 21 di novembre. Gli orari da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso l'archivio di Stato di Cosenza, chiostro ecco della chiesa di San Francesco di Paola. Così, giusto in sintesi, avrete sicuramente visto e tutta quanta la diretta, ci sono stati diversi interventi, tra cui appunto il direttore Antonio Orsino e Maria Spadafora, archivista di Stato, l'introduzione anche alla mostra dell'archivista Francesca Donato, poi sono intervenuti Ernesto Pescatore, Riccardo Tucci, Claudio Dione Salvi, Sergio Crocco della Terra di Piero e, insomma, ultimo ma non meno importante, Kevin Marulla. Bene, per questo pomeriggio rosso-blu è tutto, noi vi ringraziamo per averci fatto compagnia, ringraziamo Lorenza Iaconiani, Valentina Mitidieri e anche Piero De Cindio per la parte tecnica. Da Francesco Lembe è tutto, a presto sulle nostre reti e sempre Forza Lupi!